Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: è inevitabile che vengano gli scandali, ma guai a colui a causa del quale vengano. È meglio per lui che si venga messa al collo una macina da mulino e sia gettato nel mare, piuttosto che scandalizzare uno di questi piccoli. State attenti a voi stessi. Se il tuo fratello commetterà una colpa, rimproveralo, ma se si pentirà, perdonali. E se commetterà una colpa 7 volte al giorno contro di te, e 7 volte ritornerà a te dicendo: sono pentito, tu perdonagli. Gli apostoli dissero al Signore: accresci in noi la fede. Il Signore rispose: se aveste fede quanto un granello di senape, potreste dire a questo gesso: sradicati e vai, e piantati nel mare, ed esso vi obbedirebbe. Parola del Signore. Sia lodato Gesù Cristo. Cari fratelli, buon lunedì 11 novembre, buona settimana, il Signore possa realmente benedire questa settimana che inizia in tutte le vostre attività e benedire soprattutto la nostra attività primaria, cercare la giustizia del regno di Dio. Quindi ci approcciamo a così. A riflettere su questo Vangelo, una riflessione del tutto amara, una riflessione amara perché riguarda un po' quella profezia. È inevitabile che vengano scandali, ma guai a colui a causa vengono. Quindi lo scandalo, che poi è, come dice Gesù, piuttosto che scandalizzare uno di questi piccoli, state attenti a voi stessi. Gesù profetizza ciò che è e sarà la grande piaga della Chiesa, ossia appunto la pedofilia. Questo male in cui viene attaccata la Chiesa nella sua autorevolezza. Viene attaccata da lei stessa, perché sono proprio coloro che formano la Chiesa i primi ad attaccarla all'interno. Come gli diceva Don Bosco, non mi preoccupo tanto degli atei, ma appunto di quelli che sono nella Chiesa. Ed è questo il problema maggiore. Gesù profetizza quello che è il male di tutti i tempi, ma in una drammatica, drammatica comunque, situazione, perché se noi guardiamo la parola che inizia con questa frase del Vangelo è inevitabile, è inevitabile che vengano gli scandali. Con questa frase del Vangelo è inevitabile che vengano gli scandali. Un Dio, l'Onnipotente, colui che tutto può, nulla è impossibile a Dio, tutte queste frasi che noi ci siamo sempre messi nel cuore, messi nel cervello e infilati nella parte più recondita dell'anima, il Dio dell'impossibile che ci dice è inevitabile. Quindi annoveriamo davanti a questi scandali anche tutte quelle situazioni in cui esistono persecuzioni dei martiri, persecuzioni, orrore verso le persone, guerre, stermini. Abbiamo visto nel secolo scorso i lager comunisti, quello che è successo col nazismo, quindi assolutamente tutte queste cose e la gente si chiede, soprattutto il popolo di Dio si chiede: ma Dio dov'è? E Dio risponde: è inevitabile che vengano questi scandali. Quindi un Dio che viene lui stesso per la sua idea, per le sue convinzioni, per il suo modo di essere, non può intervenire laddove la libertà dell'uomo è più forte di quella del volere di Dio. Tanto l'uomo deve essere libero nel suo agire, tanto Dio non si permette di entrare in quelle vicende recondite. Quindi Dio ha stabilito un patto con l'uomo che può intervenire laddove gli sia concesso. Quindi di conseguenza, quando noi vediamo tutte queste cose nel mondo e vediamo tutta questa devastazione, ricordiamoci sempre che Dio ha messo all'uomo un certo modo di agire. Dirà Padre Pio una volta in maniera drammatica: se
Se non ci fosse in un giorno uno solo aborto, Dio fermerebbe tutte le guerre. Quindi anche Dio, davanti all'amore dell'uomo, alla volontà di essere libero, alla volontà di scegliere, Dio si mette dall'altra parte. Quindi abbiamo un Dio d'amore, un Dio veramente che ha quel qualcosa che noi stessi non riusciremo a comprendere, di dire io mi metto da parte perché ti voglio lasciare libero. Sii responsabile delle tue azioni, qualunque esse siano, ma laddove noi veramente preghiamo perché le cose cambino, le cose cambieranno. Ma la gente non prega, ma la gente non si fa vedere, la gente non agisce. Tanto più che appunto gli apostoli dissero al Signore, accresci in noi la fede. Il Signore rispose, se aveste fede quanto un granello di senape, potreste dire a questo gerso, sradicati e vai a piantarti nel mare, ed esso vi obbedirebbe. Quindi siamo noi che manchiamo di quella fede da poter chiedere a Dio in maniera perentoria e in maniera autoritaria, agisci contro queste situazioni. Che il tuo regno sia in cielo come in terra, il Padre nostro. Quindi la tua volontà sia quella del cielo, ma soprattutto sulla terra. E allora le cose cambierebbero. Ma noi non siamo così. Ma noi non abbiamo quella forza di poter pregare, quella forza di poter credere. E le cose perdono assolutamente di consistenza. La fede non diventa più una fede, ma diventa solo ed esclusivamente un modo come un altro di annaspare in qualche cosa in cui noi non riusciamo a trovare il bandolo della matassa, lo spirito di sapienza non viene invocato, lo Spirito Santo non agisce nei cuori perché non viene chiamato. Quindi alla base di tutto manca la nostra convinzione, la convinzione che tutto si basi sullo Spirito. Come già detto in altri commenti, lo spirito di sapienza ha posto le basi del mondo e si porrà anche all'altezza dei cieli. Ma noi non riusciamo veramente a entrare in quell'area in cui il perimetro viene delimitato dallo Spirito. Quindi di conseguenza abbiamo questa situazione drammatica in cui appunto non riusciamo neanche a comprendere quello che si dice nella seconda parte. Se il tuo fratello commetterà una colpa, rimproveralo, ma se si pentirà, perdonali. Ricordiamoci sempre che cosa sia il pentimento e che cosa sia il perdono. Deve essere sempre edificante il perdono alla vista del pentimento, ma deve esserci comunque un pentimento vero, altrimenti quella persona non avrà un reale esame di coscienza. E se commetterà una colpa 7 volte al giorno contro di te, 7 volte perdonalo e tu lo perdonerai se lui farà un esame di coscienza. Se lui commette una colpa, rimprovera. Non ti fermare a quello che dice il mondo quando ti dice non giudicare, non dire, non fare, non ti mettere a esaminare le colpe del peccatore, perché tu stai esaminando la colpa del peccatore, non il peccatore. È lì che c'è la finezza e la differenza. Quindi noi, il nostro atteggiamento è spesso sbagliato. Per questo poi molte volte, come succede nei santi di oggi, persone predestinate perché avevano un cuore diverso dall'altro, la Madonna riesce ad entrare in loro. Oggi la memoria è di San Martino da Tours, questo vescovo, questo figlio di Dio che la Madonna ha scelto, forse prescelto ed ha voluto, e come dice il suo biografo ufficiale, veniva trattato Martino sia in condizione di servo, servo di Dio, siamo servi inutili, servo di Dio, ma anche la condizione di figlio di Dio. Quindi la Madonna aveva un interagire con lui sia da madre e sia da regina. Ed è giusto che sia così. È l'equilibrio che si pone, l'equilibrio che pone un Dio. Attenzione, noi abbiamo bisogno di essere guidati sempre e comunque. Non esiste nessuno che può essere automatico nelle proprie azioni, perché realmente noi non abbiamo quegli automatismi che ci permettono di avere un'autorità su noi stessi e sugli altri. Tutti nascono deboli proprio perché Dio ha creato la debolezza in funzione della forza della fede.
Se non fossimo deboli, Dio non sarebbe così forte da poter vincere tutti i mali che ci sono. Se noi siamo invece forti, Dio agisce in maniera debole. È lì che c'è il contrasto delle azioni. È lì che ci deve essere il punto di incontro tra la forza della fede e la debolezza di essere umili persone che non capiranno mai che cosa sia realmente il credere, il capire, il concepire. Ricordiamoci sempre che ad ogni guerra che esiste, ad ogni ingiustizia che troviamo ogni giorno sui giornali, ad ogni situazione in cui la capacità dell'uomo di perpetrare il male è davanti a noi in ogni momento, ricordiamoci che quella situazione, quelle situazioni sono solo ed esclusivamente dettate dalla mancanza della nostra fede. Se aveste fede, come un granello di senape, spostereste i gessi. Noi non abbiamo spostato niente della. Carissimi, vi prendo ancora un minuto di tempo e niente, abbiamo pregato per queste persone. E preghiamo anche per voi perché appunto possa il Signore donarvi tutte queste necessità che siano legate alla vostra anima e al vostro fabbisogno giornaliero. Quindi concludiamo con un Pater e Ave Gloria in modo che veramente la Madonna possa aiutarvi tutti quanti. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà. Come in cielo e così in terra, dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Sia gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.